Torna l'appuntamento con Mondo Futsal, l'appuntamento settimanale con il calcio a 5 per tutti gli appassionati di questa disciplina, risultati e classifiche, commenti in studio dopo la sigla. E subito partiamo con la carrellata dei risultati, iniziando dal campionato di Serie A2, dove registriamo l'importante successo ottenuto dalla Rapido Latina sabato contro la capolista Pastafiro Corigliano. Appunto un risultato che comunque non compromette, almeno per il momento, le sorti della prima in classifica, mentre lascia grandi speranze alla formazione nerazzurra. I risultati dell'ottava giornata nel campionato di Serie A2. A Cereale Libertas Eracla 8-1, a Potenza Aesernia batte Futsal Potenza 2-1, Rapido Latina Pastafiro Corigliano 6-2, Odissea 2000 Catania 4-2, La Cascina Orte Roma Torino Futsal 3-2, Salinis Augusta 7-5. Per una classifica che vede al comando, nonostante la sconfitta, al Pastafiro Corigliano a 21 punti. Seguono a tre lunghezze di ritardo la Cascina Orte e Rapido Latina a 18, Salinis 14, Aesernia 13, Fuente Lucera 12, Odissea 2000 a 11, Futsal Potenza 10, Libertas Eracla 9 punti, Acireale 7, Roma Futsal 3 insieme al Catania. Chiude questa classifica l'Augusta a 1 punto. E proprio a riguardo della grande appuntamento del Palampiechini di sabato, seguiamo il servizio realizzato da Enrico Pasquale Coluzzi per Rapido Latina Pastafiro Corigliano. Thank you.
Abbiamo visto quindi l'intervista, il servizio realizzato appunto da Enrico Pasquale Coluzzi su questa importante vittoria, ricordando gli appuntamenti, il prossimo appuntamento per la nona giornata, quando il campionato di Serie A2 si riprenderà con questi appuntamenti. Pasta Piro Corigliano ospiterà il Salinas, mentre la Libertas riceverà la Cascina Orte tra le mura di casa. Importante trasferta per la Rapido Latina in quella di Roma contro la formazione romana del Torino Futsal. E prima di trasferirci agli appuntamenti riguardanti anche i campionati regionali, soprattutto a partire dalla Serie C1, andiamo a vedere il servizio realizzato a Sabaudia
all'assemblea provinciale con le società del capoluogo pontino, dove era presente il presidente regionale Melchiore Zarelli. Pino Russo, vicepresidente del Comitato Regionale Lazio, all'assemblea delle società, all'incontro anche con le società del Pontino di Latina. Tanti numeri, tante difficoltà, c'è qualche amarezza anche per i numeri che dall'anno scorso non sono stati confermati, ma ci sono anche dei buoni numeri e delle buone notizie. Ma nel mio intervento io ho evidenziato una crescita, ovviamente non mi riferivo soltanto all'anno in corso, noi dobbiamo partire da 3 anni fa, c'è stato un movimento in grossa evoluzione per 2 anni, quest'anno parliamo di unità, quindi siamo più o meno, abbiamo retto, siamo alla pari, però è innegabile non si può non considerare il momento particolare economico, che ovviamente si fa sentire, come no, per la nostra società dilettantistica. Quindi la provincia è viva, la provincia è in crescita e l'attività sicuramente è a buon livello, e è chiaro che bisogna fare anche un attimino i conti in un momento particolare di contingenza. Abbiamo insieme con DM Fabio, che ha ricevuto il titolo per aver vinto l'anno scorso il campionato provinciale di calcio a 5, un'esperienza bellissima anche che vi ha portato alla conquista del premio disciplina. Sì, perché noi siamo una società sul territorio e rappresentiamo circa 320 iscritti tra primi calci, tutte le situazioni che ci sono a livello provinciale e regionale, e in più quest'anno abbiamo raggiunto l'obiettivo della promozione. E di conseguenza abbiamo anche effettuato l'anno scorso questo campionato di calcio a 5 che ci ha permesso di vincere il campionato provinciale. Cigalese Giuseppe, 2 premi, vittoria del campionato e premio disciplina, soddisfazione a 1000. Abbiamo preso tutto, ne mancano altre 2, dobbiamo ancora da prendere a Ciambino. Presidente, c'è da andare a raccogliere ancora questi premi, come già lei sottolinea. È stata una bellissima stagione, quest'anno si riparte, campionato anche difficile per quanto riguarda il femminile. Per quanto riguarda la femminile, sì, siamo nella promossa, quindi ci sono tutte le incognite del campionato. Giochiamo con parecchi under 16, quindi ce ne abbiamo 2 in panchina, under 16 e 2 under 18, quindi giovanissimo al massimo. Quindi. Presidente Aldo Saccoccio, Palavagnoli 89, la prima esperienza, vi ha portato un premio, il premio disciplina, c'è soddisfazione, quest'anno si cerca quantomeno di confermarsi. Io sono molto fiducioso perché i ragazzi, prima di tutto l'educazione e il buon comportamento nel campo, hanno sentito sia le mie direttive che quelle del mister Collu, in modo che il pallone è tondo, quando deve entrare entra, è inutile che ci arrabbiamo, che contro l'arbitro, contro gli avversari, se uno è bravo la palla la mette dentro tranquillamente. Ci trasferiamo quindi al massimo campionato regionale, quello di Serie C1, dove registriamo il bel pareggio ottenuto dalla Ginnastic Studio Fondi a Palestrina contro la formazione della Futsal Palestrina, un 3-3 dopo uno 0-0 iniziale della prima frazione di gioco. I risultati per l'11ª giornata: a Civitavecchia Circolo Tennis Eur batte Atletico Civitavecchia 3-0. Casal Torraccia, Ardenza Ciampino 3-3. Civitavecchia batte di misura l'Albano per 3-2. Successo sonante della Capitolina contro l'Isimed Porsche Tivoli. Pareggio, abbiamo detto, tra la Ginnastica Studio e Futsal Palestrina. Lazio Calcetto 4-0 contro il Pomezia. Laurentum di misura la Mirafin sull'Olympus per 1-0. Chiude il quadro dei risultati il successo del Lido di Ostia a Ferentino per 4-2. Per una classifica che vede al comando la Lazio Calcetto a 27 punti, a 2 lunghezze Circolo Tennis Euro, Mirafin 24, Ginnastic Studio Fondi 19, 3 squadre a 18, Ardenza Ciampino, Olympus e Capitolina, Lido di Ostia a 17, Civitavecchia 15, Futsal Palestrina 14, Casal Torraccia 13, Atletico Civitavecchia 12, 2 squadre a 7 punti, Pomezia Laurentum, Atletico Ferentino, chiudono il quadro della classifica, l'Isimed Porsche Tivoli e Albano a 6 punti. Il prossimo turno, la 12ª giornata, vedrà importante
lo scontro da seguire con tanto interesse tra la Gymnastic Studio Fondi al palazzetto di casa contro la capolista Lazio Calcetto, mentre il Circolo Tennis Euro dovrà vedersela con la mira. Le due squadre sono distanti di un solo punto, mentre l'Ardenza Ciampino riceverà l'Atletico Ferentino. E dal massimo campionato regionale ci trasferiamo invece alla Serie C2 con la nona giornata, dove non è stato disputato il confronto tra il Velletri e il Minturno a causa dell'umidità che era presente sul tessuto, sul parquet del campo Veliterno. Quindi dovrà attendersi anche alle decisioni del giudice sportivo, ma con molta probabilità dovrà recuperarsi questo confronto. Andiamo con i risultati. Anni Nuovi Ciampino batte Atletico Anzio Lavigno 8-2, da registrare la prima panchina su quella dell'Atletico Anzio Lavigno di Alberto De Angelis, dopo praticamente che la formazione Porto Danzese ha rinunciato a Cristiano Mari. Città di Minturno Marina batte Città di Pontinia 9-4, pareggio ad Aprilia tra Eagles Calcio 5 e CCP 1987 per 4-4. Successo sonante del Real Castelfontana sulla Pontina Futsal per 7-0. Pareggio anche tra Terracina Calcio e Cisterna 5-5. Chiude il quadro dei risultati la vittoria della Connect a Cisterna per 8-4 contro la Vigor Cisterna. Una classifica che si fa molto interessante per quanto riguarda la capolista Real Castelfontana: 9 successi consecutivi a 27 punti. Ha potuto allungare, ringraziando anche il fatto che il Minturno non ha disputato il confronto. Minturno che tra l'altro viene agganciata in classifica al secondo posto a 19 punti dagli Anni Nuovi Ciampino. A 18 troviamo il Città di Minturno Marina. 15 punti per il Velletri, Terracina Calcio 1925, CCP 1987 a 14, Eagles Aprilia 13, Connect 9, Atletico Anzio Lavigno 7, Pontina Futsal e Cisterna a 6 punti, chiudono la classifica Vigor Cisterna e Città di Pontinia a 5 punti. Il prossimo turno vedrà di fronte il Minturno e il Real Castelfontana, con inizio alle ore 15 al Pala Borrelli. La Connect riceverà gli Anni Nuovi Ciampino, mentre per quanto riguarda l'Atletico Anzio Lavigno, importante il test contro il Città di Minturno Marina. Chiusa quindi la parentesi con il campionato regionale di Serie C2, ci trasferiamo al campionato provinciale, ai due gironi, iniziando dal girone A di Serie D, dove il Real Podegora fa conoscere l'amarezza della sconfitta alla United Aprilia, battuta per 5-4, una gara entusiasmante di cui poi avremo anche il contributo filmato, realizzato appunto da Davide Mancini e Domenico Antonelli. Ma andiamo prima con i risultati di questa settima giornata. Atletico Palluzzi batte Virtus Latina Scalo 9-5, non disputata per impraticabilità di campo Latina Scalo Atletico Rocca Massima. Successo del Flora 92, il primo di questa stagione a Casalazzara contro la Parrocchia San Giuseppe. Pareggio per Real Latina e Piere 2000 Aprilia 3-3, pareggio anche tra Real Terracine e Accademia Sport 2-2, lo Sporting Giovani Risotte batte Virtus Terracina 7-1 e abbiamo già detto in apertura di servizio il Real Podegora che ha espugnato il campo dell'Unione d'Aprilia per 5-4. Prima di andare a leggere la classifica, seguiamo il contributo filmato realizzato da Davide Mancini e Davide Antonelli per Real Podegora e United Aprilia. La sfida tra United Aprilia e Podegora si apre con il vantaggio dell'Aprilia con Danilo Clavari. La risposta del Podegora è con il sinistro di Dennis Cristofori. Ancora avanti la United Aprilia, sempre con Danilo Clavari che sottoporta, non sbaglia, per il 2-1. Arriva però il 2-2 del Podegora con Ciuffa e si chiude il primo tempo 2-2. Nella ripresa arriva subito il 3-2 del Podegora con Dennis Cristofori, doppietta per lui. Ancora azione del Podegora che va in contropiede e con Paolucci segna il 4-2. Il quinto gol è di Ciuffa, ma l'Aprilia non molla, trova Corricci, il gol del 3-5,
poi Gaglietti che accorcia le distanze per il 4-5 finale che preme il Podgora. E dopo aver visto le immagini appunto di questo importante confronto che ha dato anche risvolti almeno per il momento in questo raggruppamento, anche se mancano delle partite all'appello per avere una classifica più chiara, comunque un raggruppamento che vede in testa alla classifica la United Aprilia a 18 punti, seguono a 16 Atletico Rocca Massima e Sporting Giovani Risorse. Real Podgora si fa sotto a 14 punti, 13 punti per Accademia Sport e Antonio Palluzzi, 12 punti per Latina Scalo Cimil, 10 per Real Terracina e Real Latina. A 5 punti troviamo la PR 2000 Aprilia, mentre a 3 punti troviamo un trittico Flora 92, Virtus Terracina e Parrocchia San Giuseppe. Ancora ferma a 0 punti Virtus Latina Scalo. Prima di trasferirci al Sud Pontino con il raggruppamento B, andiamo a vedere il servizio realizzato nella partita Real Terracina Accademia Sport, terminato con il pareggio 2-2. Domenico Catanzariti, arriva un pareggio che ferma tra l'altro il momento negativo dell'Accademia Sport, si torna a far punti fuori casa. È un pareggio importante perché affrontava una squadra di valore, abbiamo reagito bene, siamo stati là tutta la partita, non abbiamo mollato mai, abbiamo ripreso una partita fuori casa qui con questo ambiente, con quei giocatori. Sono contento, anche se non credo che fosse un momento negativo, abbiamo sbagliato un tempo su 6 partite fino a quindi. Ecco, però momento negativo perché due stop consecutivi serviva anche per ritrovare un po' la forma. Per il morale sicuramente, però due stop, uno con Rocca Massima, che è una squadra, con la Cimil abbiamo sbagliato un tempo, ci siamo unito. Mister Micinilli, tecnico del Real Terracina, questa squadra in casa fa fatica a trovare punti, a sbloccarsi, qualcosa non funziona, c'è qualcosa ancora da rivedere? C'è qualcosa da rivedere soprattutto nella destra. Perché nelle tre partite che abbiamo giocato in casa, in tutte e tre abbiamo fatto errori gravi, non è inesperienza, errori di superficialità. Mister, per chiudere, quindi c'è molto da lavorare anche su, proprio da rivedere proprio non solo sul campo, ma soprattutto, come ha sottolineato, anche sulla testa, nella testa. Sì, soprattutto sulla testa, il campo si lavora, il campo siamo migliorati, riusciamo pure a giocare abbastanza bene. La partita l'abbiamo giocata abbastanza bene, insomma, alla fine loro sono stati pericolosi poche volte, hanno segnato il primo gol su punizione, su un altro errore grave sia della difesa, sia della barriera che del portiere, e poi il secondo gol in superiorità numerica, quindi a livello di gioco giochiamo, solo che le partite vanno vinte al 61esimo, non un minuto prima che finisca. È già la terza volta che perdiamo punti con United da un minuto alla fine, con Podgora un minuto alla fine e adesso lo stesso. Il prossimo turno, l'ottava giornata, inizierà già venerdì sera con il confronto in programma al Ciotti di Borgo Podgora, dove la formazione di Davide Pacassoni riceverà il Real Latina. Seguiranno altre partite, ma soprattutto il Flora il sabato riceverà la United Aprilia, mentre l'Atletico Rocca Massima ospiterà il Real Terracina. Altro confronto da seguire con interesse, Accademia Sport, Sporting Giovani Risorse. Per questo è tutto per quanto riguarda il girone A della Serie D. Nel programma della settima giornata del torneo provinciale di Serie D manca all'appello il confronto tra Atletico Gaeta e Virtus Fondi, non disputato per qualche incongruenza che sta in questo momento un po' preoccupando le formazioni di Gaeta, ma ne potremo parlare nelle prossime edizioni, naturalmente con qualche notizia molto più dettagliata. Andiamo comunque con il quadro dei risultati. Sporting Terracina espugna Ventotene per 6-0. Atletico Sperlonga batte Formia Calcio 6-2. Importante successo dell'Old Ranch 97 a Formia 5-1. Pareggio tra Palavagnoli e Olympus Sporting Club 3-3.
vince in trasferta l'Atletico Maranola 7-5 a Tremenzuoli, chiude il quadro dei risultati la Vis Fondi con il San Giovanni Spigno, vittoria per i ragazzi di Fabio Patula 6-1. Una classifica che vede al comando proprio la formazione fondana allenata da Fabio Patula a 16 punti, ma ancora una partita da recuperare con lo Sporting Terracina. Non c'è l'ufficialità, ma dovrebbe recuperarsi prima del prossimo turno in programma proprio sabato prossimo. Viz Fondi, abbiamo detto, a 16 punti. A una lunghezza di ritardo troviamo l'altra formazione fondana, l'Old Ranch 97. Atletico Gaeta 13 punti, 4 squadre a 10, Atletico Maranola, Olympus Sporting Club e Sporting Terracina e Atletico Sperlonga, 9 punti per San Giovanni Spigno e Tremenzuoli, 7 punti per il Palavagnoli 89 che torna a far punti dopo 4 turni di astinenza, 5 punti per DLF Formia Calcio, 1 punto per il Formia 1905, chiude il quadro della classifica il Ventotene ancora fermo a 0 punti. Questa era la classifica, i risultati importanti il prossimo turno dove la capolista Vis Fondi andrà a rendere visita all'Olympus Sporting Club, mentre da seguire il derby in programma a Via della Rinchiusa tra Old Ranch 97 Atletico Sperlonga, quindi anche il confronto tra il tecnico Giovannoni e Samuele Sant'Angelo. Il Formia riceverà l'Atletico Gaeta, l'Atletico Maranola se la vedrà invece con il Ventotene e lo Sporting Terracina con il dopolavoro ferroviario di Formia. Per quanto riguarda i risultati di questa settimana, per questo appuntamento è tutto, ma prima dei saluti è giusto ricordare anche che tutte le informazioni riguardanti il calcio a 5, non soltanto dal campionato nazionale fino al campionato provinciale, potrete seguirlo sul canale web www.mondofutsal.net o con l'ausilio anche delle immagini www.youtube.com/mondofutsal.tv. Da Daniele Porcelli è veramente tutto per questa settimana, ci vediamo la prossima settimana. Buonanotte.